Cari amici in ascolto, cari fratelli e sorelle in Cristo, la pace del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi e l'amore di Dio sia con tutti voi e la pace di Dio sia con tutti voi. Oggi vi parlerò di un fatto veramente meraviglioso quando Gesù incontrò gli scribi e i farisei, coloro che portavano avanti la legge di Mosè, almeno si pensavano di portare la legge di Mosè avanti, ma non era così. Gesù, quando arrivò nel Tempio, incominciò a sentire moltissime e moltissime voci che vendevano animali, trafficavano dei soldi. Era un mercato, la casa di Dio, un grande mercato. E oggi, se non ci stiamo attenti, com'era a quei tempi quando Gesù viveva in Gerusalemme e predicava l'Evangelo, noi stiamo facendo la fine ancora più peggio dei scribi e farisei. Abbiamo tante maschere, moltissime maschere, e ogni tanto che vogliamo cambiare faccia, visione della faccia, ci mettiamo una maschera e agiamo da cristiani, pensando che cambiando maschera il Dio non ci vede. Il Dio vede tutto quello che noi facciamo, quello che discutiamo, anche il respiro del nostro cuore, il Dio lo sente e lo vede. E non possiamo beffare Dio assolutamente. Quando Gesù si presentò ai scribi farisei, che erano contro di lui per tutto quello che lui faceva, la priorità era di proclamare il suo amore verso il suo popolo giudeo, lì in Gerusalemme. Secondo, fare dei miracoli, e ne fece tanti miracoli. Risuscitò anche i morti, come sapete, Lazzaro. E queste furono viste degli occhi oculari, testimoni davanti al Maestro quando lui faceva questi meravigliosi miracoli. Ma i scribi e i farisei erano contro. E difatti gli hanno detto queste parole: tu fai questi miracoli per lo spirito di Zebbebol. Bisogna capire la parola Zebbebol, è il nemico, e non voglio dire nemmeno il nome di come si chiama. E Gesù disse queste parole, rispondendo a loro: potrà Satana andare contro Satana? Logico. Perché il diavolo è venuto per distruggere, per ammazzare e rubare. Il Dio è venuto per poter guarire, costruire e amare. Tre cose molto opposte di quelle di Satana. Ora, in questi ultimi tempi, dobbiamo essere astuti come colombi e dobbiamo capire che molti si trasformano con tante maschere da cristiani, si trasformano come tante pecore bianche, ma dentro sono lupi rapaci, come i scribi e i farisei, che vogliono uccidere, rubare e ammazzare. E se noi gli diamo retta, loro ti metteranno a un punto che perderai anche l'anima. Bisogna stare attenti. Questi
Cosa disse Gesù ai scribi farisei? Prima di tutto li chiamò razza di viperi, sepolcri imbiancati, lavate la coppa al di fuori, ma di dentro siete completamente morti. Parole dure, vero? Un maestro che parla d'amore e ha proclamato l'amore davanti a questa gente si scatena e richiama di tutti i nomi, razza di vipere. Cosa fa la vipera? La vipera è un serpente velenoso più forte che c'è in sulla terra. Quando ti dà un morso, c'hai un minuto per poterti aiutare a levare quel veleno della tua vita o muori. Perciò figuratelo un poco, le vipere, le scribi e farisei oggi nel mondo, oggi, non 2000 anni sono, oggi nel mondo, hanno la capacità che con un morso ti fanno fuori in un minuto di tempo e muori spiritualmente. E tu perdi l'anima per loro. Gesù disse, bisogna essere semplici come colombe, astuti come serpenti. Certo che quando i scribi e farisei combatterono con Cristo Gesù in tutti i punti della grande potenza che Gesù sprigionava dal suo corpo, essendo l'essere di Dio, figlio di Dio, unto di Dio, nato da Maria Vergine qui in questo mondo, a Betlemme, e lui era la potenza di Dio, il braccio destro di Dio. Come potevano argomentare e vincere il Maestro quando lui conosceva il loro cuore, conosceva le loro maschere, conosceva tutto il male che loro facevano e poi si aggrappavano alla legge di Mosè e magari erano vicini a poter mettere in pratica la legge di Mosè, ma non lo era, erano completamente falsi. Sapete una cosa? L'uomo leale, anche che sbaglia, e che sbagliamo tutti in questo mondo, non c'è nessuno che non sbaglia, perché se ne è trovato uno, fatemelo conoscere. Io solo uno conosce, che non ha sbagliato mai, e che è perfetto e perfettissimo, è creatore del cielo e della terra, ed è anche il padre dell'universo, il mio papà, il tuo papà, e non ha mai sbagliato una volta. Mai una volta, e questo conosco. Non mi appoggio agli uomini, pastori, evangelisti, diaconi, grandi evangelisti, perché loro sono come me. Non hanno niente superiore di me. Perciò erano disleali, fanatici, parassiti, erano contro Gesù e contro la legge di Mosè. Ed erano religiosi. Si coprivano a capo, andavano nel tempio, facevano le loro orazioni, proclamavano la legge meravigliosa di Mosè. Ma quale? Quale? Che non ebbero nemmeno la forza di rispondere al Maestro Gesù quando li chiamò razze di vipere, figli del diavolo. Vedete che sono parole pesanti? Come se venerebbe Gesù oggi in carne e ossa qui sulla terra, che si vedrebbe visibilmente,
entrerebbe in tante migliaia di chiese e incomincerebbe a dire: tu sei un fariseo pieno di orgoglio, di vanità e non hai niente di me e sei figlio dell'avversario. Parole dure, vero? Se fosse, camminerebbe sulla terra oggi, ne troverebbe a migliaia e a decine di migliaia in questo sistema di vita. Io amo tutti. Amo e devo amare anche i miei peggiori nemici. Devo amare perché Gesù disse: se tu non perdoni i tuoi peggiori nemici, non entrerai punto nel regno dei cieli. Figurati la mia famiglia carnale e spirituale. Come posso mettere da parte la mia carne, le mie ossa, il mio sangue e poi andare in chiesa? Cosa fare in chiesa? A dire: Signore, ti ringrazio che mi fa odiare la mia famiglia. Vai, abbraccia i tuoi parenti, la tua famiglia, dagli una carezza, dagli un bacio e digli: ti voglio bene nell'amore del Signore, ti amo tanto. Tanto, e metterei la mia vita per te. Dove stiamo andando noi oggi? Che Evangelo stiamo proclamando? La legge di Mosè? Siamo vestiti da sacerdoti, falsi sacerdoti, e abbiamo le maschere tutti nell'armadio. Oggi mi metto questa maschera, domani mi metto questa maschera, dopodomani mi metto questa maschera. Gesù aveva solo un volto e lo è ancora oggi. Gesù non si è mai mascherato. Quello che si è mascherato è stato l'avversario, quello che era contro dal principio del mondo, contro Dio, contro Adamo e contro Eva. Non ti fare prendere del fanaticismo orgoglioso, religioso, perché perderai la vita eterna. Ma umiliti, umiliamoci sotto i piedi della croce di Cristo Gesù e proclamiamo l'Evangelo alle creature che stanno morendo giorno dopo giorno senza salvezza. E Gesù ci ha dato un compito a tutti noi, e non ostacolare mai l'evangelizzazione di Cristo Gesù, e non sederti nella sedia di Dio per giudicare, perché così come tu giudicherai, sarai giudicato. Così come tu misurerai, sarai misurato. Stai attento a quello che fai. E lo dico perché vi voglio tutti bene, uno per uno, e vi voglio vedere tutti in paradiso, tutti. Non voglio che nessuno perisca della mia famiglia carnale e della mia famiglia spirituale, perché li voglio bene ambedue alla stessa maniera, allo stesso livello, l'amore che Dio mi ha imparato attraverso tantissimi anni. Non vale a niente che sono quasi nato nella Chiesa Evangelica Cristiana a Siracusa, non vale niente, perché potrei perdere l'anima io in un attimo, in un minuto, in un secondo, se non faccio le cose dal cuore di Cristo Gesù e promuovo i miracoli, l'amore del cuore del Maestro, mio Maestro, Cristo Gesù.
non allontanarti dai piedi di Cristo Gesù. Non mescolare la carne con lo spirito, perché non c'è nessun contatto. La carne con lo spirito sono nemici, completamente appartati uno dall'altro. E poi vorrei ancora concludere con queste parole meravigliose che disse mio fratello Giosuè: scegliete oggi chi volete servire, ma in quanto a me e alla mia casa serviremo l'Eterno il Dio. Dio vi benedica e vi porta avanti di valore in valore. Pace del Signore e una buona giornata a tutti e una buona notte a tutti.